Auguri di una buona serata, benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Oggi torneremo a occuparci della Piana nel modo specifico, ma lo faremo insomma nell'ambito della grande Firenze, della grande città metropolitana, chiamatela come volete. Insomma, di questo è il progetto di cui si parla per i prossimi anni, di una grande fusione comunale. Vedremo chi è d'accordo e chi no. Oggi ci concentreremo in modo particolare sul comune di Calenzano, lo faremo con il sindaco Alessio Piagioli, che saluto, buonasera. Buonasera. E buonasera a Daniele Baratti, consigliere di Forza Italia a Calenzano. Buonasera. Buonasera. Allora, come detto, insomma, parleremo di questi grandi movimenti che ci sono anche a livello insomma, istituzionale, no? di confini comunali. Parleremo però anche poi di temi molto pratici, tipo aeroporto, termovalorizzatore e anche degli ultimi dati insomma, a Calenzano, non ultimo quello sul 5 per 1000, che ancora una volta dimostra come i cittadini insomma, del vostro comune, sindaco, siano particolarmente affezionati alla vostra istituzione. No? Però ne parleremo dopo. Prima volevo chiederle una cosa specifica. Qualche giorno fa è entrata in vigore la legge sulle unioni civili, che è diventata realtà in Italia, una legge che si attendeva da tanti anni. Le chiedo, secondo lei è una legge di sinistra quella? Perché molti hanno parlato di questo, di quell'altro. Cosa ne pensa? Diciamo che la sinistra ha tenuto questo cavallo di battaglia per tanti anni come rivendicazione di allargamento dei diritti civili. Io credo sia una legge di civiltà, non c'è destra e sinistra, perché sono problemi che non riguardano un'unica parte politica, cioè riguardano cittadini, e lo Stato ha dato risposta dei cittadini. I cittadini ne possono usufruire sia di qualsiasi partito o formazione politica appartengano. Quindi credo che come tutte le leggi di civiltà siano trasversali. Poi è la politica che tende a salire sui carri dei contrari o dei favorevoli, ma in questo caso non ha una connotazione politica, ma è la politica che si connota in funzione della posizione che tiene. Ma quindi insomma lei aspetta di poter sposare una cosa? Io auspico di farlo velocemente, perché credo che riporti l'Italia su un livello che da tanto tempo attendevamo. Cioè in Europa ormai siamo rimasti più o meno solo noi che non avevamo una legge sulle unioni civili. E quindi aspettiamo i regolamenti attuativi, perché ancora non sappiamo queste trascrizioni dove dovranno essere fatte, se su un registro sul registro matrimoniale e altro. E chiaramente è un passo avanti, poi vedremo. Certo, io la dico così, cioè per me, io da amministratore, la voglio dire, non tanto da cittadino, le cose più semplici sarebbero state quelle di allargare il matrimonio anche alla persona dello stesso sesso, perché significava una semplicità anche nella gestione, nell'assegnazione dei diritti, per cui davvero la parità si otteneva anche in modo. Certamente questo è un passo avanti significativo, anche oltre quello io pensavo potesse essere un ruolo di mediazione. Si è andati un po' per gradi, via, per indorare un po'. No, secondo me è anche molto avanzata come legge rispetto a tutte le leggi sulle convivenze di cui avevamo discusso fino ad oggi. Volevo sentire un parere anche da Baratti, che è molto avanzata, dice Piagioli, ma si è dovuto stralciare, no? Quella stepchild adoption, che era stato un po' il motivo della contesa, diciamo così. Però poi Bagnasco, anche dopo la legge, insomma, ha detto subito il prossimo passo sarà quello dell'utero in affitto, insomma, un nuovo attacco, no? Sostanzialmente a questa legge. Cosa ne pensi? Ma allora, il nostro partito ha lasciato libertà di scelta su questo tema. Io personalmente sono favorevole sul dare diritti, ecco, a queste persone, a chi si unisce dello stesso sesso. Quello che francamente mi preoccupa è appunto le adozioni, perché sembra che la stepchild sia uscita dalla porta per poi rientrare dalla finestra, perché se andiamo ad analizzare il comma 20 della legge, vediamo che si lascia ai tribunali la libertà di scegliere poi caso per caso a chi dare la genitorialità e a chi no. Anche se in sostanza, cioè, diciamo, già molte situazioni più o meno erano gestite dal tribunale anche fino ad oggi. Esatto. Cioè, il problema era opposto, cioè la polemica sulla stepchild rischiava di togliere la discrezionalità al tribunale, creando dei danni incommensurabili, perché situazione in cui un bambino nasce in un nucleo familiare in cui le persone sono accompagnate, il rischio è se muore il padre naturale o la madre naturale, cioè quella che ha accompagnato tutta la crescita di bambino, non avendo parentela diretta, rischiava di essere tagliata fuori dall'affettività del bambino. Quindi, però cioè, alla fine, i giudici in questo le adozioni si danno agli zii, si danno ai nonni, si danno agli affidamenti alle persone, non si capisce perché non dovrebbe essere possibile per un giudice darlo a una persona che ha contribuito e ha seguito tutto l'accrescimento di bambino. In questo caso i tribunali credo da tutti i punti di vista diano delle garanzie eccellenti. Volevo
cambiare argomento, voglio parlare di diverse cose oggi. Una domanda la voglio fare anche sul discorso invece più prettamente politico, sulle amministrative, perché voi insomma state a Calenzano, lavorate a Calenzano, insomma fate politica a Calenzano entrambi, ma Calenzano è immersa necessariamente dentro quella piana fiorentina che è stata prima una sorta di contropotenza di Firenze nell'immaginario di qualche sindaco di qualche anno fa, adesso invece il progetto della grande Firenze. Qual è l'alleato migliore che potrebbe venire fuori, secondo voi, per Calenzano dalle elezioni di Sesto Fiorentino? Voglio partire da Baratti e poi Biagioli. Beh, sicuramente direi il nostro candidato del centrodestra. Per lei è facile questa domanda. Per me è facile. Per Biagioli sarà più difficile. No, facile, te lo davo più tempo per pensare. Quindi ecco, sicuramente Tauriello, ecco, su Sesto siamo riusciti a riunire ecco, il centrodestra sotto un unico nome, e questo appunto credo sia di buon auspicio, soprattutto per gli elettori. E per quanto riguarda Grande Firenze, io credo che sia un'ipotesi futuribile, che sia un'ipotesi un po' troppo in là, diciamo, nel senso che in passato non siamo riusciti a riunire i comuni della Piana, perché già nel 2004 si era provato a fare l'unione dei comuni della Piana con un patto tra i candidati sindaci di Sesto, Campi, Signa. E tra l'altro poi nel 2010 ci fu anche una bozza di statuto di questa unione dei comuni, poi non se ne fece più niente, si passò addirittura il comune unico, ma anche lì poi non seppe più niente. Quindi diciamo, noi come Forza Italia diciamo, proviamo innanzitutto a sentire i cittadini, quindi invece continuare a parlarne sui giornali, facciamo dei consigli comunali straordinari, delle assemblee pubbliche, ma soprattutto dei referendum, dove appunto possiamo ascoltare l'idea e il pensiero dei cittadini, e soprattutto partiamo da unire due comuni. Noi abbiamo proposto Scandicci e La Sassigna, che sono due comuni contigui, che hanno addirittura alcune cose in comune, come per esempio la gestione del personale, e potrebbero trarre giovamento, come per esempio superare i 60.000 abitanti e creare così un commissariato di polizia. Sì, salendo la quota, no? Salendo la quota, senza contare poi che per 3 anni sarebbero fuori dal patto di stabilità, ricevere contributi regionali di 250.000 euro. Quindi noi diciamo, partiamo per... Scalperia, sapere insegna, insomma, ecco, il sindaco è ben contento. Però ecco, partiamo per gradi. Partiamo per gradi vuol dire insomma andare comune per comune, insomma piano piano scalino dopo scalino. Partiamo per gradi, ma soprattutto sentiamo cosa ne pensano i cittadini. E cosa ne pensa il sindaco di Calenzano invece? Riguardo alla Grande Firenze. Riguardo anche a chi dovrebbe uscire da Sesto, perché il suo progetto anche di Grande Firenze sia quello, insomma. Ma quello Sesto in realtà sulla Grande Firenze non si sono mai espressi, anche chiaramente essendo un comune commissariato in questo dibattito è rimasto fuori. E è un comune fondamentale. Perché comunque Sesto tra i comuni è quello che c'è anche un'identità più forte, non è soltanto, dice, come ti ha detto te, il contraltare alla Firenze, no? È un comune che ha una storia, forse anche la storia contemporanea sicuramente molto, molto pesante, molto bella, alla fine è il cuore pulsante della piana industriale e produttiva. Ecco, c'ha un'identità fortissima, no? Quando il comune era una città a Sesto, quando gli altri alla fine erano ancora tutti campagne. E, sì, la domanda è facile anche per me, è chiaro che il candidato di PD sia quello auspicabilmente più, anche più in linea e diciamo più organico al governo di quest'area. Però quello che rilevo su Sesto è che c'è un livello molto alto di competizione, ecco, io sinceramente vedo un dibattito, no, perché un dibattito è troppo schiacciato sull'inceneritore, come se l'inceneritore fosse l'unico male che un amministratore si trova a governare. In realtà quello è un segmento in cui il prossimo sindaco dedicherà un tempo molto limitato, limitato, perché poi alla fine sono scelte in gran parte fatte e sicuramente non sarà la priorità per uno che deve governare una città. E quindi invece c'è un dibattito tutto spostato su quello che sarà l'inceneritore, su quello che produrrà, con toni anche eccessivi da qualunque parte. Però rilevo invece che il livello delle candidature è un livello adeguato, buono, cioè c'è persone che comunque sono delle degne persone su tutto. Conosco meno quello di 5 Stelle, però vedo, ho conosciuto la candidata di Forza Italia. Glielo chiedevo perché insomma so che lei insomma, diciamo, è stato ritio più volte anche nel confronto del Partito Democratico a livello regionale, no? Su alcuni temi molto specifici, naturalmente mi viene in mente quello sull'aeroporto per primo, però insomma anche alle primarie, insomma, appoggio Civati, voto Civati, e quindi per questo Sesto Fiorentino insomma è anche un po' il laboratorio di quella sinistra italiana, no? Che si è staccata dal Partito Democratico con tanti membri di SEL, poi però si è
divisa a suo modo, perché poi ci sono i comitati, invece stanno con Quercioli. Però insomma sono un po' le prove generali di quello che potrebbe succedere a livello nazionale, di quello che sì, succede nelle varie comuni. In realtà in questa fase è la prova di quello che non vorrei succedesse, perché io mi immagino un futuro prossimo in cui Sinistra Italiana fa parte integrante insieme al PD di un centro-sinistra che punta a continuare a governare. Ecco, io non immagino un futuro in cui il PD tralascia la sinistra e continua a guardare al centro, ma immagino un riposizionamento in cui a questo punto un'ala sinistra forte tende a rafforzare il PD in prospettiva. Quindi in realtà in questa fase ancora in cui le diatribe sono calde si vive una situazione in cui Sinistra Italiana nasce un po' come antagonista al PD. Io spero che questo sia superato e che in prospettiva invece Sinistra Italiana diventi un partner forte su cui impostare i governi locali e nazionali. E così anche il movimento possibile, dicevate, presumo. Sicuramente. Va bene, allora senta, ha citato l'inceneritore, io non so che lei non è il tema principale della campagna Sesto Fiorentino, ma è un tema che i cittadini sentono molto e so che su questo insomma Baratti ha una sua idea abbastanza precisa anche su quelle che sono state insomma le politiche portate avanti da una parte, dalla regione, insomma dagli enti sovracomunali, no? Che poi si occupano in modo prevalente di questa questione, ma anche da parte delle prese di posizione dei comuni e anche del suo comune. Sì. Ma il sindaco Biagioli fa bene ad abbassare i toni, perché è difficile per il PD dover andare a giro e dire che loro sono favorevoli all'inceneritore. Ha sempre detto che Forza Italia era favorevole all'inceneritore. No, tutte le politiche degli ultimi dieci anni. L'inceneritore, Forza Italia è sempre stata contraria. Ora, se Forza Italia, l'inceneritore di Casa Pastrini è sempre stata contraria, quindi è bene ribadirlo. Poi sulla localizzazione della zona, perché non tanto sull'impianto, sulla localizzazione di Casa Pastrini. Perché sappiamo benissimo la piana e le condizioni in cui versa. E io come premessa direi anche che secondo il PAT, appunto il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, differenziare i rifiuti consente di impiegare un numero 10 volte maggiore di persone rispetto a che incenerirli. E in alcuni comuni siamo riusciti addirittura ad arrivare all'80% di differenziata. Quindi ecco, a quel punto lì rimarrebbe solamente il RUR, che è una parte diciamo del rifiuto urbano, che anche lì si potrebbe differenziare ancora di più. Quindi ecco, però poi lo scarto rimane in discarica a quel punto. Lo scarto rimane, ma la discarica rimarrebbe comunque anche con l'inceneritore, perché poi dopo il resto dell'inceneritore poi va in discarica. Quello che dico io è che si vuole far spacciare l'inceneritore come una struttura nuova, con una nuova tecnologia BIT, quando poi questa tecnologia è stata usata anche a Montale, e sappiamo benissimo che l'inceneritore di Montale è sotto inchiesta della procura, perché con questa nuova tecnologia ha superato i limiti più volte, e abbiamo visto anche dopo una ricerca di un oncologo di Salerno, credo, che sono aumentati i casi di cancro in quella zona. Allora intanto ormai ora non si ragiona più di differenziata, ma si ragiona di frazione al recupero, che credo sia la forma corretta di parlare dei rifiuti, perché io a un certo momento, una volta differenziato, ho da capire cosa ci faccio con questi materiali, perché è evidente che poi non basta differenziare, ma bisogna rimetterli nel ciclo della materia prima seconda. L'inceneritore è frutto di una pianificazione che prevede comunque il 70% di differenziata su base di ATO, quindi non è che siamo lontani dall'80%, rimane comunque una frazione da gestire. E è sbagliato parlare dell'inceneritore a sé, cioè il problema nostro non è l'inceneritore, l'inceneritore è una forma di inquinamento ai pari degli altri, perché c'è una combustione, perché la combustione tu la faccia con il camion, con l'inceneritore, con la fabbrica, ok, ci sia dell'emissione di inquinanti da industriale piuttosto che da civile, sempre di inquinante si parla. Quindi credo un amministratore correttamente debba valutare l'insieme degli inquinanti. In questo senso si può discutere se sia giusto o meno che a Casa Passerini ci venga, ma non la battaglia contro l'inceneritore a prescindere, perché poi la battaglia inceneritore la fanno a Casa Passerini, la fanno a Testi Nicchianti, che sembravano si vendesse più il vino, la fanno a Montale. Cioè alla fine io credo, se mi domandassero preferisci la discarica o l'inceneritore, io alla fine direi preferisco l'inceneritore per gestire la frazione rimanente. Ma la discarica rimanente. Ti serve comunque anche con l'inceneritore? La discarica un conto è portare le ceneri che sono inerti in una discarica speciale, altra cosa è gestire una discarica dei percolati come siamo stati abituati a fare fino ad ora. E altra cosa è avere una gestione di rifiuti che ti porta
a fare un 70-80% della differenziata. Altra cosa è andare oltre, perché andare oltre c'ha dei costi altissimi e c'ha anche delle modalità operative che diventano difficili con materiale di scarsa qualità da riutilizzare. Diciamo che il PD si può far passare come sostenibile una scelta del tutto perché insostenibile. No, non è che il PD, da una parte si crea di delle valutazioni dove più rifiuti ci sono e più energia viene prodotta, dall'altra però si punta alla raccolta differenziata, quindi si mette il saccantone alla raccolta differenziata. No, le due cose vanno insieme, vanno assolutamente insieme, perché un inceneritore senza raccolta differenziata non funziona e soprattutto quel dimensionamento dell'inceneritore funziona se si supera il 70% della differenziata, perché sennò rimane comunque una parte di rifiuti non gestiti. Per cui noi in termini di ATO arrivare al 70% è uno sforzo immane, cioè non è che si schiocchi il dito, si fa la raccolta differenziata, ci sono situazioni in cui fanno la raccolta differenziata e non superano il 60%, perché poi gli stessi che fanno tanto baccano per gli inceneritori, ci sono quartieri che fanno la raccolta differenziata e non riescono, ci sono quartieri in cui anche se non si fa il porta a porta, chi la può fare ha tutte le condizioni di arrivare al 90% perché i cassonetti ci sono e sono a disposizione dei cittadini, che poi sono cittadini che fanno la differenziata, non è la tipologia di servizio. La tipologia di servizio può incentivare più o meno o certo, può organizzare più o meno, ma se tutti fossero così convinti che l'inceneritore e il 100% della popolazione decidesse da domani che si svolge correttamente la raccolta differenziata, non si può arrivare al 90% anche con il sistema attuale. Il problema è che il sistema attuale, siccome non è controllato, allora dà spazio a chi non differenzia, quindi si va sempre verso soluzioni che limitano questi spazi. Però il problema, scusa per finire, il problema non è sbagliato ragionare in termini di inceneritore, il problema è l'inquinamento. Inquinamento della piana. Inquinamento della piana e della concentrazione in questa zona. È un inquinamento che però sta migliorando, perché in questi anni c'è una diminuzione dei livelli di inquinamento, nonostante, perché c'è la tecnologia, c'è tutta una serie di azioni politiche che sono state fatte e che hanno portato i risultati. Io ancora qui ritorno a dire, se dovessi scegliere inceneritore aeroporto, inceneritore 100 volte, da un punto di vista degli impatti, dell'inquinamento e della controllabilità di quello che dell'opera. Volevo chiedervi una cosa su questo, perché qualcuno ha detto, siccome sono stati previsti che ci saranno anche degli studi epidemiologici, no, sulle emissioni, cioè sulla zona circostante per termovalorizzatore, qualcuno dice se fanno gli studi vuol dire che il rischio c'è, qualcun altro dice no, gli studi li facciamo proprio per rassicurare sul fatto che non ci siano rischi. Velocissimi, Bratti, poi abbiamo... Ma gli studi credo abbiano poco senso, nel senso che se fanno gli studi, ho letto anche trimestralmente, quando poi abbiamo visto che sono malattie che escono fuori anche tra 10, 15, 20 anni, cioè ci sono sostanze che entrano nella catena alimentare e poi ne avranno ripercussioni le future generazioni, quindi noi faremo da cavie sulla piana fiorentina e questo la gente deve capire e deve capire anche che la volontà del PD è quella, probabilmente allora fa piacere, noi faremo da cavie. No, questo rientra nel terrorismo psicologico di cui dicevo prima. Allora, innanzitutto credo sia corretto fare gli studi epidemiologici, perché non è che si può chiedere le valutazioni sanitarie, chiedere tutte le garanzie per la salute e poi negare gli studi, perché purtroppo su queste materie tanti parlano per sentito dire. Il famoso esperto di Salerno nessuno sa chi è. È un oncologo. Ma è un oncologo, dice tante ce n'è in Italia. Ma c'è anche l'ordine dei medici di Pistoia che si è espresso. Le cose, I medici sono espressi contro gli inceneritori, si sa chi sono. A favore degli inceneritori chi sono? Si esprime, perché a favore hanno vita difficile a esprimersi, però la comunità scientifica si esprime attraverso le pubblicazioni e attraverso gli studi epidemiologici. Se qualcuno è così bravo da avere questi studi, li pubblichi, perché quella è l'unica cosa in cui non c'è una questione d'opinione, c'è solamente la tecnica, la scienza, c'è la scienza. Allora sì, e giustamente si deve basare su questo, si fa come i vaccini. Arriva uno, il primo gli arriva, dice i vaccini fanno male, si muore e la gente smette di vaccinarsi. Poi si legge sui giornali e c'è bambini che muoiono perché qualcuno dei genitori non l'ha fatto vaccinare sull'onda di questa. Io voglio sapere i dottori che sono espressi a favore dell'inceneritore. I dottori non sono dottori, i dottori non sono competenti a esprimere, si esprime a livello individuale, perché il dottore non è competente. Allora c'è un'agenzia regionale di sanità, c'è un ARPAT, ci sono le strutture deputate a fare
quello. Cioè, se l'ARPA di Sumontana ha valutato che... Baretti, fermi un secondo, le chiedo solo questo perché poi dopo andiamo in pubblicità, poi ritorniamo subito dopo. Se si fosse fatto degli incontri pubblici, la quadrifoglio, tutti quanti si fossero spesi un po' di lacuterme, eccetera, eccetera, non sarebbe stato più semplice anche raccontare ai cittadini loro? Ma sì, sicuramente quello fatto non è mai abbastanza. Poi io, sinceramente, non è che ora, siccome è una questione che conosco dalla lettura dei giornali, da quello che si è discusso nei piani provinciali, ma non avendo sui territori non neanche, diciamo, tutti gli elementi. Lo guardo un po' da esterno, no? Dalle cose, ma può essere l'opinione di un cittadino un po' più informato. E, le cose sono fatte. Il problema è che, come tutte le cose in Italia, quando è che si fa la battaglia vera, il momento d'opinione? Il giorno che c'è l'autorizzazione. Cioè, i 10 anni e 15 anni prima, il che è stato fatto, non ne fregava nulla a nessuno. No? Quello succederà con l'aeroporto, ora non ne fregava nulla a nessuno. Quando si comincerà a vedere, ma qui è passato l'aeroplano, le case, non me la compra più nessuno. Cioè, allora tutti si sveglieranno e diranno, chi l'ha fatto questo aeroporto? L'aeroporto è stato è l'approccio che sostanzialmente. Partiamo subito dopo, ci fermiamo 5 minuti di informazione, poi torniamo in studio. Il tema è caldo naturalmente, ma insomma continueremo a parlarne tra pochissimo. Restate con noi.
Bentornati in studio. Allora, stavamo parlando di aeroporto, di inceneritore, ma voglio parlare anche di aeroporto perché, come dire, si ribaltano le posizioni su questo tra Forza Italia e il Partito Democratico, almeno a Calenzano. Insomma, voi, sindaco, parto da lei, su questo stai facendo anche un ciclo di incontri, no, per spiegare bene quale sarà l'opera dell'aeroporto, come impatterà anche sulla vostra zona. Le chiedo, insomma, anche da relatore di questi incontri, qual è il termometro che ha della gente, le persone vengono, sono interessate, vogliono capire o sono tutte... già da una parte della barricata, diciamo così. No, cioè, allora noi si è finito questo percorso di formazione partecipata e si è avuto 10.000 contatti sul sito, più di 300 persone che sono venute ai quattro incontri. Ecco, la cosa che a me ha meravigliato e che mi ha fatto particolarmente piacere è che la qualità delle persone che sono venute agli incontri, in gran parte erano persone laureate o legate al mondo universitario, cittadini, imprese e una parte anche comitati, ma ecco, rispetto a quello che immaginavo all'inizio, i comitati sono stati una parte molto molto limitata. Non c'erano le truppe da una parte o dall'altra. No, quindi è stata una cosa molto civile, gestita, approfondita, su cui gli stessi cittadini, per le competenze che avevano, hanno portato davvero un contributo. Abbiamo fatto il rapporto finale, fra l'altro il prossimo consiglio lo daremo anche ai consiglieri. E martedì presentiamo il rapporto, martedì 24 presentiamo il rapporto a Calenzano proprio per far vedere quello che è emerso dall'approfondimento. Quindi noi il nostro passettino l'abbiamo fatto convintamente, convinti serva, queste informazioni, questi studi, queste domande, questi dubbi li abbiamo mandati e li manderemo al Ministro, alla Commissione di Valutazione, a consiglieri regionali, a tutti coloro che sono interessati al progetto. E l'unico rammarico è che in tutto questo processo di democrazia, di informazione e di approfondimento, i proponenti e coloro che sono a favore hanno partecipato soltanto, i proponenti no, e soltanto pochissimi hanno partecipato e sono a favore. Ecco, noi le garanzie le abbiamo cercate tutte anche per dare spazio a queste voci, perché poi alla fine io sono convinto che sarebbe stato utile anche capire le ragioni, le motivazioni di chi sostiene una scelta e c'è anche degli aspetti positivi. Senta, ma i ritardi nella via da parte del Ministero dell'Ambiente, il discorso del fosso reale sono cose che le danno ragione. Danno ragione su una cosa sicuramente, dell'approssimazione di chi diceva che dopo un mese si partiva con i lavori, perché o non conosce quelle che sono le procedure e i problemi, non conosceva i problemi reali che c'erano, oppure giocava con l'informazione. Quindi sicuramente su questo si aveva ragione a dire che il progetto era approssimato per certi versi. Non sarà così rapido l'esecuzione. Baratti? Ma io credo bisogna partire da un presupposto: l'aeroporto di Peretola deve essere messo in sicurezza, perché il coefficiente di utilizzazione della pista si attesta intorno al 90,2%, quando sappiamo che la soglia deve essere del 95%, e la percentuale dei voli dirottati si attesta intorno al 3%, quando sappiamo che la soglia è l'1%. Poi va detto che lo scalo di Firenze è l'unico che ha presentato un impatto ambientale, una valutazione di impatto ambientale. Quindi ecco, si è visto che con la pista di 2.400 metri, in fase di decollo, sicuramente i piloti degli aeroplani sono meno costretti a spingere al massimo motori. In fase di atterraggio inquinamento acustico minore. In fase di atterraggio sarebbero diciamo costretti in maniera minore, ecco, a usare il freno a motore o comunque a fare delle frenate brusche. Quindi l'inquinamento acustico sarebbe sicuramente minore. Per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, c'è gli studi, dice superiore, non è che sarebbe. No, c'è una valutazione di impatto ambientale. C'è gli studi, ci basta leggere. L'inquinamento atmosferico si attesta sull'1%. E dell'inquinamento atmosferico generale, quindi questo può far capire quanto influisce, ecco. Tra l'altro fa sorridere che il PD a livello regionale sia, diciamo, tra virgolette, d'accordo sul nuovo aeroporto, e a livello locale no, si dovrebbe riunire e decidere quello che fare, anche perché il sindaco lo chiede da tanto tempo, nella passata legislatura, comunque, sai, il cervello all'ammasso non si metterebbe lo stesso uno nella passata legislatura furono bocciati due emendamenti di Forza Italia dove sul PIT si dice
diceva di o inserire 2400 metri oppure non inserire niente, mentre il presidente Rossi diciamo, si impuntò su 2000 e fu una scelta politica pervasa da ipocrisia di fondo, perché si sapeva benissimo che ENAC aveva detto che la pista doveva essere 2400 metri, però in quel momento serviva a tenere compatto il PD. Quindi ecco, noi siamo favorevoli all'aeroporto, anche alla luce di una valutazione di impatto ambientale commissariata da chi gestisce l'aeroporto. Vedremo, anche questa è una partita, anche se così a percezione mia, sindaco, mi pare più che, anche guardando un po' Sesto Fiorentino, i movimenti elettorali, così il termovalorizzatore abbia una valenza molto importante nei cittadini che si trovano a scegliere politicamente, l'aeroporto forse un po' minore, forse c'è il discorso dell'occupazione che da una parte perché tira un po'. Chiaramente il termovalorizzatore fa inquinamento bruciando le cose brutte e sporche che sono rifiuti, e l'aeroporto fa inquinamento maggiore, rumore, inquinamento e tante altre cose, però porta turisti, per cui come dire, il contenuto è diverso, no? Però di fatto gli impatti sono assolutamente maggiori, ma lavoro, non, io non la voglio mettere nemmeno dello sviluppo economico, dei posti di lavoro, non la voglio mettere nemmeno sul piano dell'inquinamento e basta. Cioè io penso, questo sono sempre stato convinto dall'inizio, che la scelta dell'aeroporto è penalizzante per la nostra area sul piano soprattutto dello sviluppo dell'area, qualità della vita, periferia, valorizzazione dei terreni, sono parchi, imprenditori francesi però che non la pensano proprio così. Sai, chi guarda soltanto la parte economica probabilmente c'ha anche dei vantaggi da rivendicare. Voglio chiudere un attimo questo discorso dell'aeroporto, perché voglio chiedervi un altro paio di cose. Prima di tutto voglio partire da un tour che Baratti ha fatto sul territorio di Calenzano tra le scuole, no? Stilando anche delle pagelle sostanzialmente tra primo e secondo quadrimestre, anzi quella del primo quadrimestre, la lezione si aspetta a breve. Il prossimo anno gli si fa un appalto per le manutenzioni ai Baratti, si manda lui a verniciare, infatti, controllare. Io diciamo che ho iniziato un tour a dicembre 2015 e si è concluso a marzo, anche alla luce di quello che disse il sindaco, cioè che a Calenzano avevamo le scuole migliori della provincia di Firenze, quindi ho voluto diciamo constatare se era vero. Purtroppo ho rilevato delle criticità, come per esempio acqua che scendeva dal soffitto, finestre senza serrature, scatole di cavi elettrici aperte, termosifoni che stanno per cadere, bagni per disabili usati come ripostiglio, insomma le criticità sono tante, e diciamo ho invitato l'amministrazione a provvedere. Adesso ho riniziato un nuovo tour, anche alla luce di quello che mi venne detto, ovvero che durante le vacanze pasquali sarebbero risolte la gran parte delle problematiche, e quindi sto valutando che purtroppo, almeno per le scuole che ho visitato, le 3-4 scuole che ho visitato fino ad oggi, le problematiche permangono. Sindaco? Però per dare ragione a quello che dicevo io, dobbiamo andare a vedere anche le scuole negli altri comuni, perché fare il paragone, detto, diciamo, con quello non ho detto che ci Forza le scuole Italia perfette. Anche a Campi Bisenzio, allora, io credo portando... che noi abbiamo le scuole sicuramente a norma, anche perché la certificazione ambientale ci impone di avere tutto a norma. Questo non vuol dire che non ci siano delle pecche o delle manutenzioni da fare, anche perché le manutenzioni sono cose che succedono nel giro di qualche mese, per cui te ripari una porta ora e magari la porta accanto la viene spezzata tre giorni dopo. Quindi, questo non c'è. E comunque, guarda, faccio l'esempio di una scuola, ho visitato l'Anna Frank qualche giorno fa, che a dicembre aveva un radiatore portato da casa perché non funzionava nella stanza dei disabili, ad oggi ancora c'è il radiatore, ora grazie a Dio si va nell'estate quindi non c'è più bisogno, però in tutto l'inverno questo è un caso specifico. No, portato a casa, c'era un radiatore mobile portato dal comune, in quattro mesi non siete riusciti a sistemare il termosifone. Ma non è che i bambini a fede il radiatore ci si è messo, era a norma, cioè voglio dire... sono problemi, figuriamoci, sono problemi, ma insomma sono problemi che credo che siano sono tollerabili anche rispetto al resto della situazione, insomma, degli altri comuni limitrofi. Allora, volevo dire due cose. La prima, vabbè, ma su questa questione delle scuole così chiudiamo, cioè i fondi poi arrivano dalla città metropolitana, cioè l'edilizia scolastica? No, noi sono fondi comunali. Okay. Sono tutte scuole primarie, secondarie e materne che sono... E comunque vedremo poi quale sarà il rendiconto del secondo quadrimestre di Baratti, visto lo stile tra poco, così per vedere se da qualche parte sarà cambiato o meno. Invece dopo una cosa la voglio dire, perché vi siete trovati d'accordo, anche una bella fotografia, insomma c'era Baratti, c'era anche il sindaco, c'era parte della giunta, è su un evento che avete fatto per raccogliere fondi sostanzialmente con una cena organizzata dove eravate voi a cucinare. Vabbè, il sindaco non è nuovo alla cucina, perché insomma tutte le feste dell'unità l'abbiamo visto tante volte, però era una bella iniziativa, no sindaco? Io faccio vedere a lei. Sì, ora la foto in realtà non rendeva giustizia
anche del corpo insegnanti, della preside che c'erano, per cui il fotografo ha usato questa, però sarebbe stato più corretto mettere anche tutto il mondo della scuola che quella sera ha contribuito a dare mano a tutti. Però è bella, al di là dei fondi, si può aver trovato 3.000 euro, no? Per cui anche lì sono quelle che si è dato a Flessi, e poi faranno dei progetti specifici, ma ognuno li spende un po' in autonomia. Però credo sia bello far sentire la vicinanza della comunità politica, cioè non soltanto persone fredde che sono lì e che magari si scontrano anche quando sono in consiglio comunale, ma che di fronte a delle cose condivise, cioè il futuro, il bene della scuola, si sa anche scendere un po' piedi per terra, dare occasioni di confronto alle persone, fare una chiacchierata, magari quello ti dice la cosa va male, la dice la cosa va bene, però anche in maniera più informale. Certo. Quindi una cosa conviviale su un progetto buono, perché comunque riguarda tutte le scuole, e anche senza dargli tanta enfasi, perché poi alla fine è una cosa per noi anche normale, è bello che si faccia tutti insieme. Tra l'altro questa sorta di, come dire, anche basso profilo, no, tenuto dal Comune di Calenzano, secondo me premia, perché insomma, ma non soltanto dalla maggioranza ma anche dall'opposizione, visto che insomma, mentre il Movimento 5 Stelle non è venuto, se non sbaglio, lì a quella raccolta fondi, Baratti invece c'era, insomma sintomo anche che evidentemente quando c'è da raccogliere soldi e poi da distribuire alla cittadinanza si può essere anche una cosa trasversale e senza colore politico. Insomma, i cittadini vi premiano, perché con i 5 per 1000 praticamente viene donato al comune, voi avete raccolto una roba, qualcosa tipo 10.000 euro, con circa 500 persone che vi hanno voluto dare il loro 5 per 1000, ed è una buona cifra se paragonata, e poi alla fine quelle 500 persone sono le stesse di Sesto Fiorentino e Scandicci, che hanno delle popolazioni molto più grandi, ed è più o meno però 4 volte quello che succede a Firenze. Insomma, vi premiano, tra l'altro, questi soldi, non è che ve li tenete in cassa, giusto? Ma no. Allora, ridistribuirete. Diciamo, i 5 per 1000 c'ha due elementi che secondo me sono piaciuti alle persone. Uno, trasparenza e finalità. Noi fin dall'inizio si è detto che quei soldi lì noi li transitavamo, cioè li introitavamo e li rendevamo al fondo di solidarietà per quanto riguarda le proprietà, la lotta alle povertà, le persone in stato di povertà, quindi quelli che noi diamo li gestiscono la Caritas, il fondo Bordone e il fondo Liliana Magli, e questo vuol dire che quei soldi lì vanno direttamente a soddisfare il bisogno urgente, ecco, che appunto attraverso il fondo, che non gode soltanto dei finanziamenti 5 per 1000 ma anche di altri tipi di finanziamenti, riesce a essere tempestivo sulla criticità immediata, per cui quello che il comune può fare, che il comune c'ha una rigidità, c'è il passaggio, l'assistente sociale, dare anche un contributo, pagare una bolletta diventa una macchinazione enorme. Invece noi cosa abbiamo fatto? Attraverso i 5 per 1000, in appoggio con i servizi sociali, i servizi sociali fanno la selezione di bisogno, però l'erogazione materiale avviene in maniera molto più flessibile, perché su indicazione dell'assistente sociale c'è una struttura, che è una associazione, che quindi è molto più flessibile rispetto al comune. Questa cosa qui ha pagato perché ci sono anche tantissime persone coinvolte. E in qualche modo comunque si riscopre anche il senso civico dei cittadini calenzano, su questo penso anche Baratti sia d'accordo sul fatto. Certamente. Ancora lo devo destinare. Allora sarà una possibilità che sta per dire Baratti, però sarebbe un assist alla maggioranza. No, io assolutamente no. È una cosa anche questa partita e rientra nelle buone consuetudini, insomma nel senso civico delle persone. Grazie mille Alessio Biagioli, sindaco di Calenzano, per essere stato con noi. Grazie a Daniele Baratti di Forza Italia di Calenzano. Noi abbiamo fatto un po' il punto su Calenzano, ma nei prossimi giorni torneremo naturalmente a parlare della Piana, ma anche di Firenze, di tutte le politiche principali che riguardano la nostra provincia. È tutto, grazie per averci seguito, buona giornata.